La Torrese lascia i tre punti per strada e fa un passo indietro rispetto al pareggio di 7 giorni fa con la Folgore. Il Moscufo, al contrario, si conferma in gran spolvero e sfrutta sino in fondo il fattore casalingo per conquistare punti preziosi in chiave salvezza. Ma l'impressione avuta è che i ragazzi di mister D'Agostino hanno delle buone individualità e potranno senz'altro ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto anche nei piani nobili. La truppa di Lerza, che scende in campo in formazione largamente rimaneggiata, ha un inizio promettente ma illusorio. Rutolo in becca Rossi Finarelli, che si sistema per la conclusione dal limite d'aria ma non riesce a trovare lo specchio della porta. La replica dei giallorossi di casa non si fa attendere e pochi istanti dopo Bottini vince un rimpallo con Rutolo e calcia in porta da posizione defilata, trovando la tempestiva chiusura di Salci che annulla la minaccia. La rete moscufese è rimandata di qualche istante e diventa cosa fatta per merito di De Collibus, abile a sfruttare un retropassaggio di Colagrande e a lasciar partire una gran saetta che va a spegnersi alle spalle dell'incredulo portiere ospite. La reazione della Torrese non è delle migliori e il volenteroso Rossi Finarelli, mal supportato in verità dal suo reparto mediano, deve affidarsi ai suggerimenti del solito Rutolo dalle retrovie, con risultati assai modesti. La truppa di mister D'Agostino bada alla sostanza e soprattutto a preservare il prezioso vantaggio. La Torrese torna a galla poco oltre la mezz'ora col destro telefonato di Di Nardo. Prima del tè caldo si rivede anche il Moscufo col piazzato da limite dello specialista Giordano Di Fabio, che spedisce la sfera tra le braccia di Salci. Alla ripresa delle ostilità, mister Lerza prova a dare uno scossone ai suoi con gli inserimenti di Pizzola e Vespasiano, ma la musica non cambia e Orletti rimane semi-inoperoso. In avvio è il Moscufo a sfiorare il bis con Colagrande, che calcia dal vertice d'aria e spedisce insidiosamente poco oltre il palo opposto. Buonvivere, dall'altra parte, prova a chiedere soccorso alle sue doti balistiche, che nell'occasione non gli forniscono un supporto adeguato. Neanche Di Nardo all'undicesimo può ritenersi soddisfatto della sua conclusione aerea, che non arreca danno all'attento Orletti. Sull'immediato capovolgimento di fronte, Bottini approfitta del maldestro rinvio di Salci per appoggiare fulmineamente al centro per il meglio appostato Russo, che da buona posizione spedisce clamorosamente sopra la trasversale. Break della Torrese al 17esimo, con il troppo isolato Rossi Finarelli, che cerca in qualche modo di rendersi utile. Il suo siluro dalla distanza è un colpo di rilievo, ma dall'altra parte Orletti si dimostra particolarmente reattivo nell'unico intervento difficoltoso della sfida. Al 40esimo Gurini si ritrova tu per tu con Salci, ma viene fermato dalla segnalazione dell'assistente di linea, che rileva una posizione regolare del 14 di casa. Il finale di matrice Torrese, dapprima con il tentativo ravvicinato del neoentrato di Giuseppe, che da due passi non riesce a ribadire in rete, e prima del rientro negli spogliatoi con lo stesso di Giuseppe, che vanifica da due passi limitante assist al centro di Rossi Finarelli. Nonostante il calo fisico delle battute conclusive, la missione del Moscufo può considerarsi archiviata con successo. La Torrese è invece una lontana e sbiadita parente del rullo compressore ammirato nella passata stagione, anche se le potenzialità largamente inespresse fanno sperare in un pronto rilancio ad iniziare da mercoledì col turno infrasettimanale di campionato. Sconfitta di misura per la Torrese, ne parliamo con il direttore sportivo Antonio Angelucci, una sconfitta che segue il pareggio nella prima gara casalinga, dove forse la squadra aveva giocato molto meglio. Oggi un passo indietro rispetto alla prima giornata. Sì, oggi abbiamo avuto una squadra non aggressiva come domenica scorsa, diversi errori grossolani al centrocampo. Poi sono partite sempre caratterizzate dall'episodio, visto che il campo di gioco non permette sicuramente di esprimere una qualità eccelsa. Ci speriamo di rifarci subito mercoledì, perché ecco, una sconfitta che sicuramente è un passo indietro rispetto alla bella prestazione di domenica scorsa contro la Folgore.